ho visto partita molto equilibrata, molta intensità in tutti in entrambi i tempi, bastava un episodio da una parte e dall'altra, insomma, quello ci sta. Sì, credo sia stata una bella gara, intensa, buoni ritmi da entrambe le squadre, ci sono state occasioni sia da una parte che dall'altra, e così a caldo le nostre molto molto limpide, però comunque una squadra che negli ultimi 20 metri è molto pericolosa, quindi siamo stati anche bravi in tante circostanze a limitare le loro qualità. Un punto che dà morale? Assolutamente, dobbiamo comunque prenderlo come un'ulteriore conferma di quanto di buono, insomma, i ragazzi stanno costruendo. Piccola così, insomma, puntualizzazione, magari prima segnavamo tanto, adesso sono tre domeniche che facciamo un po' fatica, tre partite diciamo. Beh, più andrà avanti il campionato e più diventerà equilibrato in questo senso, comunque gli avversari cominciano a conoscersi, poi non dimentichiamo che giocatori insomma come Di Molfetta, come Guccione sono appena entrati e sono quei giocatori che da un punto di vista individuale possono rompere gli equilibri, quindi in questo senso fa ben sperare. E l'altro dato è che comunque le occasioni le creiamo, continuiamo a crearle. Oggi credo che sia mancato solo un pizzico di precisione in più, ma ci sono state. Un pizzico di amarezza solo? E beh, ripeto, per come ci siamo insomma arrivati sono state situazioni importanti, però è anche giusto poi considerare quello che hanno fatto loro, e allora ci portiamo a casa questo punto, secondo me, che dà grossa autostima e fiducia. Più contento per il punto guadagnato o per magari qualche rammarico per due punti persi? Beh, quando un pari scaturisce in questo modo, io credo che bisogna essere soddisfatti, perché i ragazzi la partita l'hanno fatta, l'hanno aggredita per cercare di limitare le loro qualità. Ripeto, hanno sempre avuto quella convinzione di poter sviluppare del gioco e creare delle occasioni, l'hanno fatto, quindi è mancato solo il gol, e c'è da essere soddisfatti.